Buonasera a tutti, benvenuti al nostro settimo appuntamento di questo ciclo di seminari Lavorare nel turismo. Oggi abbiamo una cosa interessantissima, a parte l'argomento che riguarda l'hotellerie, ma abbiamo invitato la responsabile risorse umane, oppure come si dice in inglese, Human Resource Director di un gruppo alberghiero internazionale molto importante, che oltre ad essere una grande professionista è anche una cara amica, Giada Iozia. Poi ve la eccola qua, eccola che si è illuminata. Buongiorno, buonasera Giada. E c'è molta attesa, carissime relatrici, per questa simulazione di colloquio di lavoro. Quindi oggi Giada svelerà ai ragazzi delle quarte, delle quinte superiori, nonché ai nostri ragazzi del corso di laurea di turismo, primo, secondo e terzo anno, e ai ragazzi del master, come si deve sostenere e gli errori che non si devono fare durante un colloquio di lavoro. Quindi è una cosa, al di là delle competenze di hotellerie, è molto importante anche da questo punto di vista. Quindi stiamo un po' cercando di sostituire tutto quello che si sarebbe potuto fare in presenza durante il famoso evento di Fare Turismo, Giada, che dove la vostra struttura viene sempre, Esatto. l'abbiamo riportato a distanza. Poi il prossimo anno, a marzo, tutti all'Università Europea per fare turismo. Allora, intanto do la parola alle professoresse che saluto, Anna Rita Jacopino e Valentina Castello, ormai sono diventate le aficionados dei nostri seminari. Esatto. E do la parola, credo, ad Anna Rita Jacopino per i saluti Sì. accademici. E poi dopo riprendo un attimo la parola al volo, che così do le anticipazioni, perché ormai è diventato, no, una cosa sulle anticipazioni. Cosa ci sarà al prossimo seminario? E quindi Anna Rita, prego, a te la parola per i saluti ai nostri ospiti collegati numerosi Sì. Perfetto, da tutte le parti d'Italia. ci fa piacere. Io vi rubo veramente solamente come al solito 30 secondi per salutare tutti i partecipanti, soprattutto la dottoressa Iozia che ci ha concesso un po' del suo tempo e credo sia come tutti del resto gli altri seminari, credo che sia estremamente interessante per i ragazzi, forse questo incuriosisce di più proprio per la simulazione del colloquio di lavoro ed è molto importante che comunque assistano e si rendano conto non solo teoricamente, no, di quello che sono i contenuti delle professioni, ma come si accede e quindi quali devono essere anche un po' le competenze poi per accedere. Quindi niente, non mi resta che augurare buon lavoro a tutti quanti e ripassare la parola ad Alessandra Romano. Eccomi Grazie. qua. Allora, vi do innanzitutto le anticipazioni sui prossimi due eventi. Prossimo, già credo che la maggior parte di voi si siano già prenotati, però se non l'avete fatto, prenotatevi per tempo. Sarà oltremodo e ancora interessante da un altro punto di vista, perché avremo Andrea Lovelo, che probabilmente Giada conosce, che è uno dei principali giornalisti che scrivono di turismo, anzi forse penso sia quello che ha inventato il mestiere del giornalista del turismo. E quindi lui invece ci svelerà tutti i trucchi di come si scrive, ma soprattutto come si scrive oggi online, perché ormai su carta si scrive poco e niente, no? Quindi testate online. Quindi prenotatevi per il prossimo appuntamento, che sarà quindi il 21. E il 28 invece abbiamo un'altra cosa molto interessante, perché verrà il CEO della Great Italy Tour, che è il tour operator che si occupa di incoming di lusso, però curvato sul turismo esperienziale, e che ha l'esclusiva con Andrea Bocelli. Per cui io volevo intitolare il seminario A spasso con Andrea Bocelli, ma mi hanno detto che Andrea Bocelli non ci aveva dato i diritti e quindi non potevamo citarlo. Però ne parleremo a lungo durante il seminario. È molto interessante, perché è un turismo di nicchia, di lusso, ma è un lusso che riguarda la cultura, i borghi, quindi molto interessante anche quello. E con quello chiudiamo, poi ci rivediamo a settembre con i seminari. Quindi non perdetevi assolutamente gli ultimi due seminari. Vi ricordo altresì che il prossimo test di ammissione al corso di laurea di turismo
è previsto per il 27, quindi sono aperte le iscrizioni al test di ammissione. Il test di ammissione è aperto sia per gli studenti delle quarte superiori che delle quinte superiori. Ricordatevi che se riuscite a superare il test, anche le quarte, potete poi il prossimo anno, se pensate di iscriversi alla nostra università, fruire della promozione. Quindi è tutto per agevolare i ragazzi. Saluto, un piccolo saluto che faccio sempre, Giada, perdonami, ma abbiamo due o tre ragazzi collegati da Buenos Aires. Quindi saluto Delfina, saluto Michela e saluto Roberto. Sono un aspirante al corso di laurea di turismo, un aspirante il prossimo anno al master e un ragazzo che sta seguendo il master a distanza da Buenos Aires, Roberto. Giada, a questo punto ti do la parola, ti ringrazio tantissimo, poi dopo ti ringrazierò ulteriormente. Ragazzi, poi andremo tutti, lo dico ai ragazzi del master, a fare la cena di fine master, come al solito, alla Roma Lifestyle Hotel, che è uno degli alberghi del LDC del gruppo. Esatto. E noi vi Esatto. aspettiamo. Intanto buonasera a tutti. E Buonasera, Giada. ringrazio l'Università Europea di Roma e la dottoressa Alessandra Romano per questo invito. Veramente è un grandissimo piacere oggi stare qui con voi e parlare di selezione del personale che sembra sempre, diciamo, il primo scoglio per accedere al mondo del lavoro, no? Il colloquio di lavoro. E ormai c'è tanta letteratura anche online sul colloquio di lavoro, mi fa piacere condividere insieme a voi, non solo i contenuti e qualcosa di importante per l'accesso veramente al mondo del lavoro, anche un po' di orientamento sulle varie possibilità di inserimento e anche poi faremo una piccola simulazione di un colloquio. Ok, se siete tutti quanti pronti, io inizierei a condividere lo schermo con la presentazione. Ok, quello che faremo insieme in queste 2 orette, cercheremo di fare un percorso che vi porti innanzitutto a capire diciamo, la nostra azienda, quindi a capire da dove provengo io, che sono l'HR Director di LDC Hotels and Resorts, è una compagnia di proprietà taiwanese che ha alberghi a Taiwan e in Italia. Adesso vi farò vedere le strutture. Poi faremo un percorso per farvi capire, diciamo, cosa si va a vedere nel colloquio di lavoro, ma soprattutto come voi, diciamo, dovete, in qualche modo presentarvi. Queste sono le nostre strutture. Siamo posizionati su Roma con la Roma Lifestyle Hotel, come dicevamo, vicino Perugia con il relais Villa Montesolare, in Piemonte con il relais invece Sant'Uffizio. Questo è Palazzo Venarte invece a Venezia sul Gran Canale. E poi abbiamo a Firenze, vicino nelle colline fiorentine, questo è il nostro ristorante 2 stelle Michelin di Enrico Bartolini, pluristellato. Vi faccio una carrellata delle nostre strutture, sono tutte strutture 4 e 5 stelle, questa è la nostra Presidential Suite. Sapori dal mondo, il nostro ristorante, le nostre sale meeting, facciamo tantissimi eventi anche qui in piscina, nella terrazza del ristorante, matrimoni, eventi aziendali, la spa, Aroma Wellness Spa, una spa di 3.000 metri quadri, la più grande di Roma dal punto di vista di metri quadri. Questo è il bellissimo relais con le sue piscine. La sua spa sui vigneti. Questo Villa Montesolare in Umbria. Questo è la
la SPA che abbiamo appena inaugurato a settembre dello scorso anno, diciamo che poi abbiamo dovuto chiudere ad ottobre, quest'anno ripartiamo alla grande, abbiamo riapertura il 28 maggio, finalmente riapriamo tutte le nostre strutture, e Venezia ha già aperto e sta, diciamo, andando veramente molto bene, siamo veramente contenti di questo perché sicuramente veniamo da un anno difficile. Eventi e matrimoni a Villa Montesolare, un posto magico veramente, questa è Villa Ortaglia sulle colline fiorentine. Queste sono in sintesi velocemente le nostre strutture, ovviamente per noi l'ospite è centrale, ma non solo l'ospite, anche le persone, perché voi sapete io mi interesso di persone, i nostri collaboratori devono, diciamo, con noi essere in un connubio di principi, di valori, di intenzioni, di obiettivi, di voglia di raggiungere risultati insieme e di fare accoglienza con la maiuscola. Queste sono alcune attività, un'attività di team building che abbiamo fatto insieme sotto, diciamo, l'egida dei nostri valori, che sono le 4H, e quindi testa, cuore, mani e salute. Ok? Questo evento l'abbiamo fatto due anni e mezzo fa, è stato un evento con 70 partecipanti nel quale abbiamo invitato tutte le famiglie dei collaboratori, è stata la prima iniziativa della Roma Lifestyle Hotel in cui con Street Workout, che forse qualcuno conosce, c'è cioè in tutta Italia, e ci siamo messi queste belle magliette arancioni col nostro logo e abbiamo fatto una sessione di, diciamo, musica e ginnastica soft, possiamo chiamarla. Sembravamo dei matti, ci siamo divertiti, vi assicuro, tantissimo, ed è stato veramente un motivo di grandissima aggregazione e di grandissimo spirito di squadra. Qua vedete la foto, diciamo, finale a Castel Sant'Angelo. Ok, questo un po' per presentarvi il nostro gruppo. Cosa facciamo noi? Facciamo nel personale, gestiamo ovviamente tutti i processi di gestione di risorse umane, partendo dall'amministrazione, quindi le assunzioni, le selezioni, le paghe, l'attività sindacale quando c'è, supporto al contenzioso, eccetera. Però quello che ci piace veramente tantissimo fare è lo sviluppo del personale, no? Quindi parliamo qui di... è andato troppo avanti. Parliamo qui di processi, quindi di recruiting, e valutazione della performance, incentivazione, formazione e colloqui ovviamente anche in uscita. Ma entriamo un pochino nel vivo di questa presentazione, nella quale noi dobbiamo un po' entrare, no, in quelli che sono i processi di servizio dell'hotel. E effettivamente qui siamo, come vedete, dall'entrata, no, del cliente, il cliente viene ad impattare con diversi reparti, quindi anzi inizialmente neanche entra in hotel, inizialmente con il booking, quindi con la prenotazione entra in contatto con il nostro albergo. Può essere una prenotazione su booking o piuttosto una prenotazione telefonica, un'email, le forme sono tantissime. Come vedete già iniziamo a scoprire le prime figure del personale, cioè quali sono le figure che lavorano in hotel, nelle quali voi potreste nel futuro essere impiegati. La prima è ovviamente la prenotazione, per poi entrare in contatto, una volta scelto l'hotel, con il front office e quindi con tutti quelli che sono i processi di servizio dell'hotel.
e il front office, dove ci sono tutte le operazioni di check-in e check-out, ma soprattutto dove c'è la prima accoglienza. Un'accoglienza che ovviamente ha determinate caratteristiche ed è fondamentale come primo impatto, ed è un po' un perno la reception, perché diventa un momento, un punto di riferimento per il cliente. Dopo c'è la camera, quindi ovviamente si valutano tutti i servizi in camera, che possono essere quello della pulizia, quindi l'housekeeping e tutto il reparto dedicato alla pulizia dei piani e delle aree comuni. E il room service, per esempio, sapete che cos'è il room service? È un servizio che si dà al cliente in camera ristorativo. Dopo vanno al ristorante, quindi ovviamente il ristorante cosa c'ha all'interno? C'ha una sala, ma c'ha anche tutta la cucina, quindi ci sono tutte le figure di sala e le figure manageriali come il responsabile di sala, i maître, ci sono il restaurant manager, oppure vanno al bar, quindi abbiamo il bar manager, il bar supervisor, il responsabile del turno, cosiddetto shift leader. Abbiamo in cucina l'executive chef o il primo chef, abbiamo i sous chef. Come vedete ci sono anche le sale meeting, la palestra, e ci può essere una spa, ci sta un internet point, come vedete qui, no? Queste sono la prenotazione solitamente, no? E quindi i momenti, diciamo, di incontro con il cliente sono molteplici, e nei momenti di incontro con il cliente abbiamo tutte queste figure. Quindi il room, oltre il direttore, che ovviamente è fondamentale, il room division manager, che ha la gestione di tutto il reparto stanze, quindi con l'housekeeping di cui vi ho parlato, il front office e la manutenzione, che si occupa ovviamente della manutenzione delle stanze, ma non solo, ma di tutto quello che concerne, quindi magari il ristorante, le aree comuni, eccetera. E l'F&B manager, che è il responsabile di tutti i servizi ristorativi, quindi ristorante, banchetti, i banchetti sono legati agli eventi, e il bar, e anche la responsabilità ovviamente della cucina insieme all'executive chef. La spa manager, che solitamente gestisce le receptionist e le terapiste, il revenue manager, che gestisce il reservation, il sales director, che gestisce event management e il marketing, oltre ovviamente a tutte le figure di sales, l'HR e il finance. Ok, questi sono bene o male tutti i reparti che ci sono in un hotel. Noi solitamente, diciamo, apriamo per uno stage questo tipo di, e qui poi arriveremo anche al colloquio, no? Questo tipo di figure, cioè figure che si inseriscano nel sales and marketing, nel revenue management, nel reservation, nel front office, nel food and beverage come assistente dell'F&B, nella spa reception, negli eventi e nell'accounting. Questi sono un po' i reparti dove noi solitamente, storicamente, abbiamo inserito. Ma vediamo un attimo come andiamo noi, una volta usciti dal ciclo formativo, come andiamo a cercare lavoro. Ma come vogliamo pianificare il nostro futuro? Perché noi quando usciamo, diciamo, solitamente abbiamo un momento di disorientamento, no? Se non abbiamo preciso la pianificazione del nostro futuro. E diciamo che la visione proprio in concreto della nostra vita futura ci dà anche una certa sicurezza, no? E quindi dobbiamo in qualche modo sviluppare una visione con un obiettivo, non voglio dire preciso, però in qualche modo dobbiamo un po' capire prima di tutto noi stessi, no? E qui vi parlo un po' di personal branding. Che cos'è il vostro brand e come voi vi presentate poi al colloquio, no? Quindi se io non ho definito l'obiettivo, per esempio voglio diventare responsabile marketing di una catena alberghiera, piuttosto event specialist, piuttosto F&B manager, eccetera,
o cameriere di sala o piuttosto primo chef, è difficile che io riesca a indirizzare anche un semplice colloquio di lavoro, no? Quindi cosa sto facendo io adesso? Ci sono studenti qui del quarto, quinto anno, ho visto, ma anche del master, no? Che sono due cicli di studio molto diversi, però hanno in comune il fatto di fare poi una scelta, no? Dopo il corso di laurea, dopo il corso diciamo dei primi 5 anni. La scelta è in base a come io mi valorizzo, come io riesco a valorizzare quelle che sono le mie competenze, no? Molto importante, prima di presentarci a qualsiasi colloquio di lavoro, verificare la nostra immagine sul web, cioè verificare i nostri social network, perché molte volte i selezionatori vanno a vedere la nostra immagine. Quindi su questo è fondamentale che non escano immagini particolari e da censurare, diciamo così. E cosa, oltre quello che ho fatto, ma cosa posso fare di più per valorizzarmi, no? Quindi per valorizzare la mia figura, che può essere un corso specifico, non so, se voglio fare il pasticcere, magari ho fatto un corso di cake design particolare, ho fatto un approfondimento, per esempio ho partecipato ad un programma, o piuttosto ho fatto un seminario, no, di un certo tipo. Quindi su questo è bene anche comunicarlo, no? Ma da cosa dipende poi poter trovare lavoro sostanzialmente? E soprattutto sia da come io conduco la ricerca, da quanto impegno io ci metto nel condurre la ricerca, ma anche rispetto alle mie competenze, cioè ma io conosco soprattutto le mie competenze, cioè cosa vado ad offrire? Io posso sia cercare un lavoro qualsiasi, allora a quel punto non ci vuole tanta qualifica, no? Ma non credo che questo sia il vostro caso, perché ognuno di voi nel vostro ciclo di studi si sta in qualche modo specializzando, e sia in come specialista, quindi cerco lavoro come chef, come responsabile marketing, come event specialist, ok? Cioè con un profilo, in modo che io non mi propongo alla stessa azienda, per esempio, come cameriere o cuoco, perché sono due lavori completamente diversi, o come marketing specialist o reservation specialist, perché sono due lavori completamente diversi, che hanno di per loro una competenza sottesa diversa, ok? Quindi questo è importante in termini di autovalorizzazione. Cosa offro quindi io, Mario, Laura, Stefano, quando cerco lavoro, no? Cosa vado ad offrire? Posso anche offrire un'idea, quindi questo è, diciamo, più un progetto di tipo anche imprenditoriale, no? Oppure offro un'idea da proporre ad un'impresa già avviata. Quindi se un'idea che ovviamente non sta sul mercato diventa vincente, vado in qualche modo a propormi, ok? Quindi questo può essere un altro tipo di proposta. Sono tre percorsi molto diversi, no? Quindi cosa è importante? Devo saper comunicare, come vi dicevo, un obiettivo, in quanto saper individuare questo mio obiettivo personale comunica una direzione ben precisa. Ovviamente ci vuole allenamento e devo sapere in qualche modo cosa sono disponibile oggi io a proporre. Per esempio, sono disponibile a stare quanto tempo in smart working, cioè quanto mi servono le relazioni lavorative in presenza per lavorare bene, quanto non mi servono, no? Beh, vorrei dirvi che nel turismo lo smart working è abbastanza complicato, nel senso che se voi in questo momento state pensando che la vostra vita è smart working, il turismo è un settore ostico da questo punto di vista, perché il turismo ovviamente fa la coppia con l'accoglienza e quindi con il turista che viene in presenza.
Quindi soltanto lavori che possono essere finance, per esempio, possono stare smart working una percentuale del tempo. Su questo devo fare prima di tutto pace con me stesso, questo è molto importante. Ovviamente ci vuole, come nello sport, molto allenamento e rispetto a come valorizzarmi, ok? Quindi ci vuole disciplina anche nella ricerca del lavoro e soprattutto fare una precisa autoanalisi per capire dove io so lavorare meglio. Quindi se ci sono professioni che sono coerenti con i miei valori professionali, con quello che mi piace svolgere, con la mia personalità, a quel punto riesco anche a trasmettere la motivazione giusta durante il colloquio. Sostanzialmente posso anche decidere io di, in qualche modo, uscito dal corso di laurea piuttosto che dal master, di propormi anche per qualcosa di diverso. Bisogna sapere che ci vuole molto molto più tempo rispetto a questo e senza un obiettivo, ripeto, non si può impostare una ricerca di lavoro efficace. Nella ricerca di lavoro bisogna anche qui fare una sorta di allenamento, ok? Questo cosa vuol dire? Che i datori di lavoro trovano soprattutto con il passaparola le persone. Quindi ad oggi dobbiamo in qualche modo sviluppare il nostro network e far sapere che stiamo finendo, per esempio, il nostro ciclo di studi, che saremo presto sul mercato o che presto faremo uno stage e poi saremo sul mercato. In qualche modo far sapere che voi siete, parlare di voi, non solo delle vostre passioni extra professionali, ma anche delle vostre passioni professionali, perché in quel modo il passaparola diventa fondamentale. Però siccome non c'è solo il passaparola, ci sono anche autocandidature o piuttosto annunci del personale, per cui rispetto a questo bisogna sapere come presentarsi. Mandare 200 CV non serve a niente, non è soltanto un fatto quantitativo, però anche mandarne due al mese serve a poco, nel senso che la quantità di contatti mirati e di aziende nelle quali vorremmo lavorare è importante e funzionale poi all'obiettivo che si vuole raggiungere. Come dicevo, il tirocinio, molte vostre, sia all'interno del ciclo scolastico, sia all'interno del master, sia all'interno del corso di laurea, ci sono possibilità di fare tirocini. Utilizzateli il più possibile per iniziare a sperimentarvi voi stessi, perché il tirocinio diventa la cartina tornasole per capire se volete fare quel lavoro, cioè se il vostro obiettivo sta andando nella direzione giusta. Quindi è fondamentale darsi delle possibilità e sfruttare al meglio possibile le occasioni che vi dà il vostro ente formativo, che può essere appunto la scuola, l'università, per fare un'esperienza con la E maiuscola, quindi per starci dentro nel miglior modo possibile. E ovviamente, come dicevo, il numero dei contatti vale un po' la regola del venditore: più contatti più contratti, cioè ovviamente più contatti facciamo, sia attraverso il nostro network, sia attraverso, che possono essere anche i nostri professori per esempio, ma anche i contatti di annunci di lavoro, e più possibilità di accedere ad un colloquio. Ovviamente il fatto di cercare un lavoro diventa poi quasi un lavoro, quindi lo dobbiamo svolgere in modo abbastanza sistematico, perché dedicarci a questo
a questo importante impegno poi ci porterà il risultato. Dedicarsi al lavoro aspettando che venga dall'alto non è un dedicarsi al lavoro, ovviamente. E poi c'è sempre il colpo di fortuna per sorte, però non è quello che ci dobbiamo aspettare dalla vita, cioè dalla vita ci dobbiamo aspettare che un impegno che ci mettiamo costantemente diventa poi un impegno che ci dà dei risultati. E quindi dobbiamo capire quanti ne vogliamo contattare, 5, 50, uno al mese è un po' poco, ecco, uno al mese, ma anche 100 al mese sono troppi, quindi cercare, ecco, una misura in base anche al nostro profilo, a quanto è richiesto dal mercato. Allora, intanto un po' di numeri. Il 67% delle persone trova un lavoro un anno dal master. Per i neolaureati questa percentuale scende al 47%, e quindi ci dobbiamo chiedere un po', ma che tipo di strumenti posso usare e quali vorrò usare, no? Quindi voi sapete che c'è LinkedIn, ci sono i centri per l'impiego che ancora purtroppo non funzionano benissimo, però in alcune località d'Italia più piccoline funzionano molto bene, le agenzie per il lavoro che sono... E non sono assolutamente da scartare, perché molte volte noi aziende ci riferiamo all'agenzia per il lavoro per cercare personale e può essere il primo, dopo lo stage, ma anche per lo stage può essere il primo canale di inserimento. Come inviare curricula per posta, diciamo che non è proprio il canale più corretto ormai, ma per posta elettronica sì. Quindi cercate di individuare bene a quale email mandare, cercando di non mandarla al direttore generale, ma a un ufficio risorse umane, non a un ufficio prenotazioni, a un info, eccetera, ma a un email dedicata se la trovate. Ecco, questo è importante come suggerimento. Telefonate, si può anche passare, a volte si passa di persona, ci sono dei concorsi. E il porta a porta vuol dire, ecco, passare di persona o con appunto il passaparola e chiedersi ogni volta quanti tentativi ho fatto, no? Ecco, per misurare un po' i nostri diciamo risultati. E quali sono un po' gli errori da evitare nella ricerca del lavoro? Questo anche è fondamentale. È un po' comportarsi come se il lavoro fosse dovuto, cioè attenderlo, dedicare poco tempo e ostinarsi sul mandare, non so, ecco, tecniche che non funzionano, mandare 100 CV e non ricordarsi neanche a chi l'ho mandati. Vi dico che nella nostra esperienza ci capita spessissimo di contattare candidati che mandano i CV e loro ci dicono a volte, ed è bruttissimo da sentire, non mi ricordo neanche che gliel'ho inviato, perché ne ho inviati moltissimi. Ecco, questo è veramente da evitare, perché che messaggio stiamo dando noi al futuro datore di lavoro potenziale? Gli stiamo dicendo che tu sei uno dei tanti al quale io ho mandato il CV e che le ho mandati un po' alla rinfusa. Questo non va bene, perché comunque non denota un interesse, una motivazione su quel tipo d'azienda. Ignorare gli altri, cioè gli altri che magari ci dicono perché non provi a inserirti in quell'azienda, perché non senti questo contatto dove cercano, eccetera. Oppure prendere la ricerca del lavoro come un hobby, che ogni tanto lo faccio, ogni tanto no. Oppure quando magari si è in un momento economico difficile, doverlo trovare in modo ostinato, quindi forzatamente. Rinunciare, l'atteggiamento di rinuncia purtroppo non aiuta a cercare lavoro, e purtroppo vi devo anche dire che comunica moltissimo al selezionatore il momento, diciamo, di sconforto, comunica moltissimo. E, oppure avere un solo e unico obiettivo professionale, non so, l'unico obiettivo professionale è fare l'F&B manager in un 5 stelle di Roma, faccio un esempio, no? Ecco, su quello magari si può essere un pochino più flessibili. E limitare la ricerca a quello che si vede solo online, come vi dicevo, il passaparola, i contatti,
e pensare di dover fare tutto da soli. Ecco, cercare di sapersi aiutare anche con colleghi, con amici che sono dello stesso settore, con i professori, no? E Immanuel Kant, che non so quanti di voi abbiano studiato, appunto ci diceva, osa, adesso vi faccio vedere un piccolo video, poi magari lo commentiamo insieme. Primo capitolo. A volte, nonostante tutti i tuoi sforzi perché ciò non avvenga, la vita ti regala limoni aspri. Quando ciò accade, hai due possibilità. Puoi fare la faccia inacidita, oppure fare una limonata. Ok, rispetto a questo video cosa ci ha detto? Nella vita possiamo scegliere, no? Quando abbiamo una situazione difficile, abbiamo sempre più opzioni, non c'è solo quella della disperazione, no? Ma c'è l'opzione anche di farci una bella limonata, no? In più gli aggiungono anche una bella vodka. E questo perché? Perché da una difficoltà sicuramente può nascere un'opportunità, e io credo che quest'anno ce l'abbia veramente insegnato. Andiamo un attimo un pochino più sul tecnico, quindi sulla selezione del personale, no? Quindi arriviamo un po' ai colloqui di lavoro. Quindi come funzionano? Diciamo, vi faccio vedere un po' dal nostro punto di vista, no? E noi sostanzialmente riceviamo una scheda di assunzione, cioè ci dicono devi assumere due chef, no? Per determinate situazioni, in mezzo all'anno, per il budget, eccetera. A quel punto mettiamo un annuncio e scegliamo le fonti di reclutamento e iniziamo a fare lo screening di CV, convocare i candidati, valutarli, presentare una rosa di candidati ai direttori della business unit richiedente. Inseriamo un training a seconda della figura e un follow up rispetto all'assunzione. Invece il candidato che deve fare in questo processo? Ci deve un po' mandare il suo CV, si deve presentare insieme al CV e poi arriva il famosissimo colloquio di selezione. Innanzitutto, ecco, cosa portiamo? Il nostro know-how, no? Quindi le nostre competenze. E Edgar Morin ci diceva, è un francese, dobbiamo attenderci l'inatteso, ed una volta giunto l'inatteso dobbiamo essere capaci di reagire ad esso. L'inatteso che cos'è? Che è vero che noi andiamo con un panel di competenza al colloquio, però in qualche modo siamo tutti professionisti alle prime armi, no? Quando usciamo da un ciclo di studi. E questo ci fa, è la bellezza, no, del sapere di non sapere, cioè la bellezza di poter apprendere anche in quel posto di lavoro. E questo noi lo dobbiamo comunicare, perché ovviamente usciti dal ciclo di studi ci sentiamo forti delle nostre competenze tecniche, ma vedrete che verranno valutate non solo le competenze tecniche apprese e quindi ancora comunque da sperimentare sul lavoro, ma soprattutto le nostre competenze trasversali. Quindi cosa ci diceva Einstein? Che più della conoscenza, più conoscenza, meno io, ok? Meno conoscenza, più io. Questo è ovviamente dove l'io in qualche modo diventa un punto di riferimento, cioè io che conosco, io che sono pronto a fare un passo indietro rispetto al mondo da scoprire, no? E qui entrano ovviamente innovazione, la creatività, cioè cosa noi possiamo dare di più a quell'azienda, no? Cioè cosa noi come noi possiamo presentarci al colloquio di lavoro attraverso
il nostro aspetto creativo, la nostra personalità, e come noi possiamo appunto combinare, no, vecchie e nuove idee, come noi possiamo far vedere la nostra passione verso quel lavoro al nostro interlocutore durante questa occasione, no? L'immaginazione vale più della conoscenza, diceva sempre Einstein. Quindi perché vi parlo di innovazione? Perché in un colloquio di lavoro non si cercano, soprattutto con persone che stanno accedendo al mondo del lavoro, si cerca un contributo, no? L'azienda ovviamente dà molto in questo scambio, ma si cerca anche un contributo. Quindi un'iniziativa, una persona che sappia produrre idee, che sappia comunicarle, qualificarle e che sappia anche condividerle, no? E poi trasformarle, queste idee, ovviamente in qualcosa di concreto, no? E questo poi è l'azienda che in qualche modo ci aiuta a farlo. Altro fattore che viene valutato oggi, l'intelligenza emotiva, se ne parla moltissimo, che non vuol dire ovviamente essere emotivi, ma vuol dire valorizzare i propri sentimenti, riconoscerli, no? Talvolta saper ovviamente riconoscere le emozioni e utilizzarle in modo intelligente. E questo è diventato un nuovo fronte, no? Sia di ricerca, ma anche di analisi della persona nel colloquio di selezione. Perché una volta le emozioni nel posto del lavoro venivano in qualche modo frenate, mentre oggi si tende più a valorizzarle. Vi faccio vedere un piccolo video di Daniel Goleman, che è il padre dell'intelligenza emotiva, ha scritto i primi libri e che tiene adesso moltissime conferenze in merito. Quindi vi faccio vedere questo video molto breve di 2 minuti. Vediamo che ci dice. E com'è che si aiuta la gente a sviluppare l'intelligenza emotiva? Beh, ci sono delle buone notizie. Tutto ciò è saputo e si può imparare. Dunque, per esempio, se uno vuole migliorarsi in questo ambiente, incrementare l'abilità, ci sono 4 semplici steps. Il primo è che la persona si deve domandare: ci tengo veramente? È importante per me? Perché se non ci tengono, è inutile andare avanti. Ci vorrà tempo e qualche sforzo. Il secondo punto, se la risposta era sì, ci tengo, allora uno si domanda quali sono i miei pregi, i punti deboli. L'intelligenza emotiva non è come il tuo IQ, è uno spettro di capacità all'interno dei 4 mondi: self-awareness, self-management, empatia e gestione rapporti. Ci sono competenze specifiche, abilità specifiche che servono ai leader, che servono agli addetti ai rapporti clienti. Allora la domanda è: cosa so fare bene? Dove posso migliorare per aiutare la mia resa? E qui la migliore risposta arriva da altra gente, perché non siamo sempre bravi a giudicare le nostre stesse abilità. La gente con cui lavoriamo ogni giorno, i clienti, i collaboratori, i nostri capi, hanno un modo diverso di vederci ed è il loro feedback che ci aiuterà ad ottenere una valutazione di noi stessi. È uno strumento a 360 gradi, ma a 360 gradi bisogna dare il feedback con attenzione, in modo che diventi un'opportunità di insegnamento, non in modo critico né minaccioso. Ok, questo diciamo per farvi vedere un interessante punto di vista sull'intelligenza emotiva, e può essere utile magari fare qualche colloquio con un vostro amico, con un vostro familiare, una simulazione
per capire il parere dell'altro, di qualcun altro che vi dice francamente cosa ne pensa. Questo può essere un piccolo esercizio, magari farlo anche tra di voi, e anche se inizialmente magari vi verrà un po' da ridere, eccetera, provate a fare questa simulazione. Allora, e ovviamente noi che cosa vogliamo mostrare a tutti? Noi, una parte del nostro talento, perché ognuno di noi ha un talento, anche se oggi non lo sappiamo riconoscere, anche se non capiamo bene qual è il nostro talento, però se ci facciamo con noi stessi questa domanda, probabilmente la sappiamo, lo sappiamo enucleare, lo sappiamo individuare. E, per esempio, io ci ho messo un po' a capirlo e alla fine io ho capito che so lavorare bene in gruppo, e questo è un talento che si può utilizzare in moltissimi posti di lavoro, e ognuno di voi sono sicura che ne ha uno proprio. Facciamo sempre questo esercizio quando vado a fare queste testimonianze nelle università con i ragazzi dal vivo, e vi assicuro che ognuno di loro, pensandoci, poi lo tira fuori. Quindi sono sicura che anche voi avrete il vostro talento da scoprire, che è qualcosa che ci rende differente l'uno dall'altro, no? E quindi sostanzialmente cosa farò io di diverso, diciamo, nel mio futuro dopo questo ciclo di studi? E ovviamente dovrò, dal sogno alla realtà, no? Quindi dal sogno dovrò partire con il mio piano d'azione, quindi da un obiettivo concreto di cui abbiamo parlato prima. Il piano di azione è come poi mi vado a presentare e a che tipo di contesti lavorativi, no? Come faccio poi a renderlo realtà? Con molta disciplina, come dicevo prima, è proprio un lavoro. E con la giusta motivazione, perché come vi dicevo prima, la motivazione esce all'interno del colloquio di lavoro. E con la ricerca anche di un mentore, di qualcuno che già faccia questo lavoro e che ci sappia aiutare a capire tutti i lati di questo lavoro, con qualche figura più esperta, magari con un professore che vi indirizzi. E finanziamento, cercare dei finanziamenti se voglio aprire un'impresa, non so, aprire un ristorante, e aprire un hotel con il supporto, oppure una casa vacanze, che magari è un pochino più semplice, o con il supporto di colleghi, di un team di amici. E ovviamente bisogna lavorarci giorno dopo giorno senza impigrirsi. E faccio rispetto a questo una riflessione. E cercare sempre, prima di andare al colloquio, di capire diciamo accettare le nostre qualità, che sono evidenti, ma anche dove possiamo migliorarci. Questo ce lo chiederanno sempre al colloquio, e quindi cercare di lasciare spazio al dubbio, alla possibilità, sviluppando la propria potenzialità e misurandoci un po' con il nuovo che ci aspetta, no? Inoltre, a volte la vita è piena di successi, ma anche di piccoli ostacoli, anche a volte grandi, e quindi di insuccessi. E sappiate che i più grandi player del web, quindi parliamo di Facebook, di Google, ci sono molte storie su internet rispetto a questo, di Apple, sono partiti da un insuccesso, anche Airbnb, partì da un insuccesso, no? E invece poi sono diventati dei grandi player internazionali. Quindi rispetto a questo, ovviamente sono esempi topici, importanti, però andatevi a vedere le loro storie e potete così capire che l'insuccesso poi fa parte di un percorso di sperimentazione. Quindi spingersi verso un miglioramento di noi stessi continuo è capace di alimentare la nostra motivazione interna. Come andiamo? Parliamo un attimo del nostro curriculum. Come deve essere questo curriculum? Innanzitutto deve essere chiaro, sintetico, massimo di 2 pagine, anche se vi sembra difficile, 1 pagina ancora meglio.
E vi do questa brutta notizia: il selezionatore dedica circa 60 secondi al tuo CV, 60 sono anche troppi. E sembra brutto da dire, però quando devi fare una selezione, uno screening con molti CV, purtroppo abbiamo questo tipo di tempo da dedicare. E ovviamente, essendo allenati come selezionatori, sappiamo dove andare a guardare, leggiamo tutto, sappiamo insomma leggere il CV, per cui ci devono colpire alcuni aspetti. Deve essere adatto al tipo di lavoro. Per esempio, noi adesso abbiamo messo un annuncio come chef, ci arrivano tantissimi CV di camerieri. Perché ci arrivano i CV di camerieri? Se noi chiediamo uno chef con esperienza, vi faccio questo esempio molto pratico di questi giorni, non deve essere una lista della spesa, ho fatto il tirocinio qui, ho fatto la scuola lì, il tirocinio là, eccetera. Deve dirmi qualcosa di più in termini di competenze. E per esempio, per voi che non avete, molti di voi non hanno esperienze lavorative, inserire delle attività extra che ci caratterizzano. Parlo di cose che magari a voi sembrano banali, ma non lo sono affatto, che possono essere un corso scout, e che può essere aver fatto la babysitter, che può essere qualsiasi tipo di trofeo, di attestato importante, insomma, che abbiate raggiunto, che può essere aver fatto il rider, che comunque fanno in qualche modo, danno idea del vostro profilo, ok? E, ecco, un altro errore da non fare è inserire le tipiche frasi ottime capacità relazionali. Diventa difficile districarsi per noi selezionatori in mezzo a CV con tutte ottime capacità relazionali, perché poi insomma si vede nel colloquio l'ottima capacità relazionale o meno, anzi poi si vede sul lavoro tutti i giorni, no? Oppure mai millantare una competenza che non si ha, cioè far finta che sono un C1 in inglese e poi quando facciamo il colloquio mi dici che hai difficoltà perché non sai da dove partire, o piuttosto informatica anche, no? Perché poi quando si è sul posto di lavoro e io non ti ho fatto un test informatico per entrare e non sai usare Excel, al di là del più, del meno e del diviso, diventa difficile credere tutto il resto. E quindi ecco, la schiettezza diventa l'arma più potente per il colloquio di lavoro. E evitare ovviamente dei temi nel CV, inserire appunto premi e riconoscimenti è sempre importante, inserire il profilo social di LinkedIn. Chi non ce l'ha, magari anche chi è molto giovane, che sta ancora al quarto anno, ho visto molti ragazzi del quarto anno, e magari ancora non hanno fatto un profilo social di LinkedIn, perché è sicuramente un ambito professionale. Però per chi sta un pochino più avanti vi consiglio di farlo, anche scrivendo studentessa, no? Studentessa del master, e poi di cambiarlo e aggiornarlo continuativamente. Ovviamente elencare quindi dei risultati ottenuti, quindi se si è fatto un piccolo lavoro, far capire cosa si è ottenuto anche in quel tipo di lavoro, che può essere anche aver fatto lo stesso ad un congresso, per esempio, no? Aver gestito 500 partecipanti in 2 giorni, cioè ecco, può essere un risultato, no? E elencare gli attestati e le abilitazioni pertinenti. Quindi se io mi presento per esempio come terapista spa, è inutile diciamo elencare l'attestato da pasticcere, perché mi serve poco, ok? Ci sono questi casi, ovviamente. L'esperienza all'estero è qualificante innanzitutto perché si è vissuti quasi sicuramente lontani dalla famiglia, e quindi si è vissuto un'esperienza diversa, e soprattutto l'incontro con una cultura e una lingua per lungo tempo, per un tempo determinato, ma lungo, diversa dalla nostra. E se abbiamo partecipato a dei progetti innovativi e pertinenti con l'offerta, metterli in luce. E vabbè, l'autorizzazione dati, questi sono aspetti più formali. Un CV in inglese, ecco, se stiamo presentandoci ad una catena internazionale, un CV in inglese ha sempre un certo impatto, quindi vi consiglio di iniziare a buttarlo giù, di iniziare a, se già non ce l'avete, di iniziare a lavorarci sopra.
Questa è invece la lettera di presentazione, e non si fa sempre, però una piccola sintetica presentazione che vada al di là del CV è sempre premiata e sicuramente serve ad incuriosire il selezionatore, deve essere corretta da un punto di vista grammaticale, per cui leggetela molte volte, perché noi incontriamo tantissimi errori, non facciamo le professoresse di italiano, però tantissimi errori, banalità e anche errori di scrittura, quindi leggetevi molte volte, fatevi leggere il CV e le lettere di presentazione. Non deve mai mancare chi sono, cosa voglio, cosa posso offrire, perché il mio contributo potrà portare valore all'azienda e la mia disponibilità per un colloquio, se per esempio siete di Roma, il colloquio deve essere a Milano, possibilità di appunto di avere una disponibilità anche temporale per il colloquio, e di individuare magari una persona in carne ed ossa, per cui se il responsabile selezione di LDC Hotels è Giada Iozia, scrivo gentile dottoressa Giada Iozia, se so che invece la selezione non la fa Giada Iozia, la fa Maria Guerra, scrivo gentile dottoressa Maria Guerra, oppure se non lo riesco a sapere, scrivo gentile responsabile della selezione, eccetera, eccetera. Quindi individuare, no aspettabile azienda, perché è molto freddo, come citare la fonte dell'annuncio se l'avete trovato su Job in Tourism, su Lavorare in Turismo, eccetera, e inserire sempre dei contatti per agevolare il selezionatore. Ovviamente cosa vede il selezionatore in questo colloquio? Quello che voi sapete, quello che sapete fare e soprattutto quello che desiderate, soprattutto in questa fase, in questo ciclo, diciamo, a seguire del ciclo scolastico o universitario o di master, no? Quindi in qualche modo i vostri, che tipo di orientamento avete, che i vostri valori gestionali a breve, a medio termine, e il vostro comportamento da un punto di vista ovviamente di sicurezza rispetto ad un lavoro, quanto siete capaci di rischiare, quanto siete coinvolti, quanto siete distaccati dal lavoro, che valore per voi ha il lavoro? E quanto siete pronti ad integrarvi, eccetera. Questo è molto importante. Le abilità che si vanno a valutare solitamente sono manageriali, interpersonali, le capacità di innovazione e quelle tecniche legate ovviamente alla tecnicalità del ruolo. Queste sono alcune competenze dove poi vi valuteranno, no? Quindi saper lavorare in gruppo, saper comunicare ed esprimersi, saper motivare il team con il quale lavoro, saper decidere ma anche rischiando, saper negoziare e gestire i conflitti, perché lasciare un conflitto aperto diventa difficile poi sul posto di lavoro, saper programmarsi. Saper diagnosticare problemi complessi, questo ci si arriva piano piano ovviamente, no? Delegare dei compiti se magari ecco dobbiamo fare un passaggio di consegne, e saper dare degli obiettivi anche, no? Sapere innovarsi ed innovare, questo è il colloquio, sicuramente verranno valutate. Verrà valutata anche la capacità di proattività, quindi se riesce ad intuire, a prevedere, a prevenire, ad agire, cioè questo con esempi vi verrà chiesto, no? E, per farvi capire, il proattivo agisce senza attendere, continua a ricercare soluzioni, il reattivo aspetta sostanzialmente, no? Quindi aspetta un po' che le soluzioni arrivino dall'alto e subisce gli eventi. Mentre chi vuole innovarsi ovviamente combina conoscenze ma con proprie abilità, quindi non soltanto con le conoscenze tecniche, ma anche l'abilità di proporsi, l'abilità di risolvere, no? Con una capacità di problem solving tipica. Per il mondo del lavoro oggi bisogna anche avere le competenze digitali, mai come... Oggi proprio è fondamentale, l'abbiamo visto anche con questa situazione che abbiamo vissuto,
e saper gestire un piccolo network wifi, fare un backup, fare un piccolo editing fotografico. Anche in reception vi possono chiedere un editing fotografico, perché magari c'è un evento, va messa una palina e va messa l'immagine dell'evento, quindi di questo sto parlando. Saper montare un piccolo video, perché magari lo dobbiamo mettere sulla televisione in reception. E saper usare ovviamente tutti i tools di Office, Google Drive, Dropbox, queste piccole, una coscienza a base di HTML, perché magari andate in un hotel dove vi dicono di seguire il sito, di aggiornarlo, e quindi sapere piccole, diciamo, conoscenze per aggiornare un sito, o installare un sito su un dominio, convertire formati dei file. Poi sono tutte, diciamo, competenze che si imparano nel mondo di lavoro, ma anche gestire un conto bancario, perché al momento in cui andate anche a fare uno stage, quando sarà uno stage retribuito, dovrete dare appunto le vostre coordinate bancarie, e saper fare autopromozione di se stessi sui social media. Adesso vi faccio vedere un piccolo video di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sicuramente voi conoscete, in cui lei a un certo punto chiede allo stregatto: potresti dirmi per favore quale strada devo prendere per uscire da qui? Vediamo che succede. Vediamo un po'. Dove ero? Dunque, chissà che strada dovrò prendere. La luna sorge all'olimo e il palmipedo neppure. Chissà dove si è cacciato. Perduto qualcosa? No, cioè mi stavo chiedendo. Oh, benissimo allora. Un momento, prego. Seconda strofa. Alle beggiare di sol leon, all'are che falde sbianca il mare. Come? Ma lei è un gatto? Uno stregatto astratto. La luna sorge all'olimon. Aspetti, non se ne vada, la prego. Eccoti servita. Terza strofa. Oh, no, no, grazie. Volevo soltanto chiederle che strada devo prendere. Beh, tutto dipende da dove vuoi andare. Oh, veramente importa poco, purché io riesco. Beh, allora importa poco che strada prendi. Ehi, palmipedo, invece pu. A proposito, se vuoi proprio saperlo, è andato da quella parte. Chi? Il bianconiglio. Davvero? Ok, qui poi continua, no? Gli dice: sicuramente, se non importa quale via sceglierai, basta che arrivi da qualche parte, gli dice Alice, no? E lui dice: sì, lo farai, arriverai da qualche parte, di certo camminerai abbastanza a lungo. Bella metafora per dirvi che sì, si può anche fare un percorso disorientato e senza un obiettivo, ma prima di arrivare a un risultato ci si mette parecchio, ci si mette tanto. Quindi, se non vogliamo, diciamo, bruciare il nostro tempo, in qualche modo dobbiamo porci un obiettivo più chiaro possibile. Quali sono le domande che ci dobbiamo fare prima di andare a un colloquio di selezione? Soprattutto, ecco, quale lavoro vorrei svolgere? Perché dovrebbe assumere proprio me? E perché, se sono ancora disoccupato, sono secondo me sono senza lavoro, no? Adesso questo è un momento particolare per il turismo, lo è stato, però c'è un'aria intorno a noi molto frizzante. Quindi questo vuol dire che in questo momento stanno tutti riaprendo le porte con grande speranza, vi dico, con grandissima speranza. Noi stessi riapriamo il 28 maggio e le prenotazioni stanno arrivando, quindi c'è comunque una grande positività.
non possiamo equiparare quest'anno al 2019, però è una questione di tempo, però il lavoro sicuramente ci sarà, sarà graduale, ma ci sarà. E vi faranno delle domande sulle esperienze formative, no? Perché oggi voi siete dei professionisti che stanno entrando nel mondo del lavoro e quindi le esperienze formative è diciamo il gancio sul quale il selezionatore in qualche modo può fare più domande possibile, no? E quindi sui vostri risultati, sulle materie preferite, su non so, perché ha fatto una tesi di laurea, sulla tesi di laurea che ha scelto, perché ha scelto quella tesi, perché ha intrapreso questo percorso, magari su alcuni lavori di gruppo fatti con il team, di compagni, di classe o di università, che tipo di impegno ha dedicato allo studio, quali sono le difficoltà incontrate, se ha fatto delle attività extrascolastiche, ripeto, molto importante, così come vi dicevo nel CV, no? Come le ha coordinate con lo studio? Per esempio, ci sono degli atleti agonisti che devono coordinarsi con lo studio, questo diventa anche importante capire l'organizzazione del tempo, no? E quale rapporto tra studio e attività ovviamente lavorativa nel futuro ci può essere, se magari ecco una persona vuole fare uno stage, il corso di laurea e poi dopo si iscriverà un master. Se ci sono dei voti molto bassi, ovviamente non c'è nessun giudizio, ma si chiede, no? Però quindi vi possono fare questa domanda, oppure l'argomento della tesi, come vi dicevo, e se ci sono delle interruzioni di studio, una spiegazione, e quindi perché avete scelto quel tipo di studio, no? E invece se ci sono delle professioni già svolte, ovviamente si può richiedere di ricostruire la propria storia professionale, cosa hanno imparato, i momenti di maggiore soddisfazione, il valore sul mercato del professionista che abbiamo davanti, come lui considera, no, il valore sul mercato in quel momento. Si è aumentato, si è diminuito in quegli anni, no? In quale direzione vuole andare un po' la sua professionalità? E qui ritorniamo agli obiettivi. E quale decisioni potrebbe prendere per essere maggiormente valorizzato sul mercato? Quindi, non so, essere più disponibile a trasferirsi, a fare dei corsi di formazione, a migliorarsi su qualcosa che già sa fare o che già è anche da un punto di vista comportamentale, no? E questo è oppure le vuol bene scrivere le azioni che potrebbero aumentare la sua professionalità, no? Quindi cercare anche di riflettere rispetto a cosa poter fare. E questo è un input che volevo dare a voi, se magari vi volete scrivere in qualche appunto. Dove vi volete impegnare, no? Cioè, riflettendo adesso davanti ad uno schermo, se avete voglia di mettere giù questo tipo di riflessione con voi stessi. 10 regole per vivere al meglio il colloquio. La puntualità, mai arrivare un'ora prima perché diventa assolutamente inutile. Però la puntualità è molto apprezzata. Io consiglio sempre arrivare 10 minuti prima, studiarsi sempre la strada, studiarsi sempre se c'è parcheggio, studiarsi un po' la location, diciamo, se lo fate in presenza, perché adesso anche noi stiamo facendo tantissimi colloqui online e dopo ne parleremo. Curare l'aspetto e non sbagliare il nome della persona che avete davanti, cioè se voi avete l'appuntamento con Giada Iozia, non dovete dire un appuntamento con una certa Laura Lozzi, Bozzi, no. Cioè dovete andare in reception o dove, insomma, nella segreteria dove dovete andare o in un ristorante a fare quel nome che vi ha cercato, con cui avete appuntamento. E ecco, una volta si dava la stretta di mano, io spero di tornare tutti insieme a darci una bella stretta di mano, adesso si dà, no, il gomito, il pugno, insomma adesso non si dà più questa stretta di mano, però c'aveva un suo bel valore.
guardare negli occhi la persona quando parlate e ovviamente spegnere il cellulare non è banale, perché io mi trovo continuamente candidati che gli suona il cellulare e non è, vi assicuro che non è bello. E non arrivate con il borsone della pallavolo e il borsone per andare allo scout, lo zaino con il PC, con la borsa, eccetera, che sembrate, no? Cioè, cercate di mostrare una certa formalità. E andate in bagno prima del colloquio, perché appunto è fondamentale, sentitevi in grado di fare quel lavoro, senza pensare però che vi sia dovuto. Questo perché? Perché a volte, ecco, la giovane età può mostrare un pochino di superbia, no? Perché se ci presentiamo al colloquio pensiamo di aver già vinto. No, ce lo dobbiamo un po' guadagnare, quel posto di lavoro, quel posto di stage. E essere voi stessi, come vi dicevo prima, l'autenticità. Se non sappiamo parlare benissimo la seconda lingua di francese, non la sappiamo parlare. È inutile inventarci che abbiamo titoli sulla carta che poi non sappiamo spenderci veramente sul posto di lavoro. E il videocolloquio, adesso vanno moltissimo di videocolloqui, sono pratici, veloci, non vi fanno più muovere da casa. E anche questo seminario, come vedete, l'abbiamo fatto online. E ci si può candidare a centinaia di chilometri di distanza, all'estero, eccetera. Quindi è diventato veramente uno strumento veramente molto 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 utile, e anche per noi recruiter è utile, anche se si perde un pochino di, diciamo, di empatia. Vengono utilizzati sempre meno Skype, sempre più Zoom, Teams, Google Meet, ma anche WhatsApp. Però non sottovalutatelo. A me è capitato 2 giorni fa un colloquio con una persona super professionale nei contenuti e per niente professionale nell'aspetto. Quindi curate assolutamente il contesto dove fate il colloquio, quindi che sia un contesto ordinato, e anche voi dovete essere in ordine. Questo perché, ecco, mi è capitata questa persona con grandissime esperienze da CV e anche come contenuti, che però si è presentata in una, diciamo, con un grooming da casa, esageratamente da casa. Quindi questo che cosa denota? Purtroppo comunica, mi dispiace dare questo messaggio, però comunica. E come se comunicasse poca motivazione, poco interesse, perché è ovvio che io devo valutarla come verrà anche vestita al lavoro, no? Quindi come sarà in divisa, soprattutto nel mio contesto di lavoro, quindi in un hotel. Ed è giusto quindi presentarsi come, anche come poi ci presenteremo in azienda, no? E quindi rispetto a questo è importante anche curarsi per il videocolloquio, senza prenderlo appunto sotto gamba. Quindi ecco, questo ve l'ho già detto: mantenere il contatto visivo, guardare la telecamera e non guardarci noi durante il video. Questo pure è importante, perché si vede quando non guardate la telecamera, e curare appunto, ecco, anche come voi interagirete. Quindi allenatevi, registratevi con un amico, fate una videochiamata con un amico, registratevi per capire come funzionate anche con un videocolloquio, perché è più difficile, sembra più facile ma è più difficile sicuramente. Poi ci sono i recruiting days, che sono quelle giornate, ecco, per esempio, dove ci siamo incontrati a fare turismo con l'università, che sono delle giornate in cui si fanno colloqui, si fanno magari inizialmente prima tutti i seminari, eccetera, e poi colloqui con le aziende. Noi partecipiamo spesso a fare turismo, ma anche a quello del Comune di Roma, partecipiamo, diciamo, a diverse manifestazioni. E facciamo tanti colloqui. In quell'occasione voi potete fare colloqui con più aziende,
quindi è anche carino e interessante. Adesso arriviamo al momento del colloquio, c'è qualcuno che si vuole proporre? Può alzare la mano? Vedo collegata già per una simulazione di colloquio Laura Belluscio, io vi prego di... Va bene, Laura, vogliamo iniziare noi? La vedo già inquadrata, poi ci sono Jeff, cioè no. Fernando Mollos. Laura, puoi mettere la telecamera? Sì, sì. No, accesa, non si vede? Io ecco, vedo. Ora sì. Okay. Ecco, perfetto. Allora, io mi taccio per un po'. Intanto prego i ragazzi di prenotarsi e intanto di prendere appunti sul colloquio, sul primo colloquio che faremo, in modo che poi da lì prendiamo degli spunti per dire ma ha fatto bene Laura oppure no. Prego. Allora Laura, intanto la prima piacere. Domanda facciamola in inglese. Ok, la prima domanda, ok. Why have you chosen the tourism industry? I choose tourist industry because I love travel. Since I was a child, I travel a lot. And I think the most important things in my travel was people in hotel, people in airport, because my satisfaction about that trip was influenced by them, and so I would like to be one of them. Ok, e su quale reparto pensa di indirizzarsi quando si offrirà, diciamo, nelle posizioni aperte? Sicuramente mi piacerebbe molto la parte del ricevimento e del front office, proprio per le motivazioni di cui sopra. Quindi il fatto di poter avere un contatto più diretto con l'ospite nel momento del soggiorno. Bene. E su che tipo di strutture vorrebbe lavorare? Che sicuramente la mia passione sono sempre state le piccole strutture, proprio perché ho sempre viaggiato in piccole strutture. Però poi nel corso del tempo questa cosa è un po' cambiata, quindi mi piacerebbe molto entrare in una realtà un po' più grande, un po' più importante, proprio per poter imparare veramente e poter avere un'esperienza all'interno del mondo dell'hotelleria a 360 gradi e non solamente magari più limitata, quindi per poter crescere io a livello professionale e a livello personale. Ok, e quali sono le qualità personali che lei metterà a servizio, diciamo, di questo reparto, del front office? Io mi ritengo una persona molto empatica, quindi sicuramente l'empatia e la capacità che ritengo di avere a livello di comunicazione, ma anche a livello di ascolto, per poter quindi riuscire al meglio nella parte del lavoro di ricevimento che mira appunto all'ascolto delle necessità e dei bisogni del cliente al fine di soddisfarlo nel miglior modo possibile. Bene. Quali sono gli obiettivi a breve termine di Laura? Sicuramente imparare realmente un mestiere e entrare realmente in questo mondo. Quindi non solo a livello teorico, ma approfittando anche di una parte pratica, cioè vedere da dentro com'è veramente, come io posso rapportarmi o possa tirar fuori il meglio di me da questa tipologia di lavoro. Come vorrebbe essere vista dai suoi colleghi? Sicuramente come una risorsa e non magari come un elemento di fastidio o inadatto nel ruolo, quindi mi piacerebbe avere una buona considerazione dei colleghi e dei collaboratori e che fosse reciproca, insomma, questa considerazione all'interno della squadra, proprio perché poi l'albergo è una squadra, il lavoro deve funzionare tutto insieme, se non funziona nulla. Invece cosa vorrebbe imparare da un suo caporeparto, quindi nella fattispecie un front office manager? Beh, sicuramente le dinamiche reali del front office, che ovviamente non si limitano alla consegna della chiave o al soddisfare le necessità che dicevamo prima, quindi capire come poter andare veramente oltre e come poter essere realmente d'aiuto e poter funzionare veramente.
Dunque, Laura, lei ha scelto la reception come, diciamo, luogo nel quale utilizzare le sue competenze, no? Ma conosce bene questo lavoro di receptionist? Quanto lo conosce? Benissimo, non credo sinceramente, però grazie anche comunque al mio percorso di studi prima con la laurea triennale e poi con il master, credo di aver approfondito una parte delle varie dinamiche della reception, quindi come dicevo prima, non limitata alla consegna della chiave o alla distribuzione delle camere o alla necessità di prenotare, che so, il pranzo piuttosto che la cena, quindi comunque tutte le varie attività anche amministrative che ci sono dietro e legate appunto alla prenotazione o anche una possibilità, non lo so, di questo l'abbiamo avuto appunto una prova quasi pratica durante il corso, della possibilità di fare un upgrading della stanza, della tipologia di stanza in base al cliente, in base alle problematiche, in base a tutto quello che poi si crea nel momento in cui il cliente arriva, l'ospite arriva in struttura. Ok, qual è, diciamo, il clima di lavoro che meglio si adatta al suo tipo di personalità? Cioè dove si trova bene lei? Sicuramente in un clima molto dinamico, perché sono una persona molto intraprendente, molto estroversa, quindi ho bisogno anche di rapidità nell'azione, nello svolgimento del lavoro stesso. La ripetitività della stessa azione, sempre e solo la stessa azione, penso che non gioverebbe a come sono io, quindi a come potrei rendere realmente nella struttura. Ok, cos'è che la farebbe andare via da un posto di lavoro? Probabilmente la mancanza di comunicazione. Quindi magari la creazione di dinamiche strane, quello che dicevamo prima, quello che diceva lei prima, del fatto di non essere in grado di risolvere le dinamiche interne o i problemi interni, mi riferisco ovviamente alle dinamiche tra colleghi che in qualsiasi realtà lavorativa possono essere presenti. Quindi, certo, e rispetto a questo come vive lo stress? Io rendo sicuramente molto meglio sotto stress e ne ho avuto diverse prove anche durante il periodo di studi. Quindi più sono sotto pressione, più rendo, perché è proprio per il discorso di prima dell'ambiente dinamico, cioè io ho bisogno di velocità. Sì, esattamente. E rispetto al master, quindi al suo percorso formativo, quanto aver frequentato questo master ha cambiato il suo panel di competenze? Quasi, non totalmente, perché comunque credevo insomma di avere un buon bagaglio di partenza, però sicuramente il poter avere la possibilità di vedere o di comprendere meglio come funzionano determinate realtà e determinati settori da dentro, quindi attraverso le testimonianze di esperti del settore, mi ha permesso di arricchirlo questo bagaglio culturale moltissimo e anche andare appunto a capire che l'attività della reception non è solamente quella di consegnare le chiavi della camera, ma c'è molto 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 di più dietro. Bene. Bene, per me il colloquio termina qui. Ha qualche domanda da farmi? Sì, una che però diventano due. All'interno di una realtà come la vostra, quali sono le reali possibilità di carriera e quanto un'esperienza pregressa all'interno del settore, anche di una stessa tipologia di settore, quindi comunque un albergo 4-5 stelle, è importante poi nella fase di scelta del candidato o meno? Allora, grazie intanto per le domande, sono due domande diverse. Allora, la seconda dipende molto, nel senso che dipende che tipo di profilo cerchiamo. Quindi se stiamo parlando di uno stage, non ci serve ovviamente un'altra esperienza in un 4-5 stelle, anche se per esempio qualcuno che ha fatto il master molte volte ha già delle esperienze in hotel, in agriturismo, in case vacanze, eccetera. Quindi già conosce il mondo dell'accoglienza.
e quindi non ci interessa che abbiano già avuto contatto, perché è un'esperienza di conoscenza e di scambio reciproco. E la prima domanda, me la puoi ripetere? Della crescita professionale all'interno. Sì, la prima domanda invece è importante perché noi siamo una realtà dinamica, molto giovane, quindi questo ci ha permesso di inserire molti stagiari all'interno della nostra azienda e di crescere, diciamo, insieme, e questo nei vari reparti, sales e marketing, nel reparto eventi, avendo noi una realtà eventi molto, molto complessa e variegata, ovviamente abbiamo sempre possibilità di crescere nel team, e così come nel sales abbiamo dei sales coordinator al front office, dei receptionist che dallo stage poi sono entrati quasi, cioè molti, molti con noi e che oggi sono a tempo indeterminato. Quindi noi diamo grandissimo valore al rapporto, facciamo una selezione molto mirata, e quindi questo vuol dire che per ogni posizione sostanzialmente vediamo almeno 12-14 candidati per ogni posizione da ricoprire, e quindi questo ci permette poi di andare a inserire le persone sulle quali vogliamo scommettere per il futuro. Perfetto. Grazie. Grazie a lei. Come si è sentita in questo colloquio? Molto a mio agio. Bene, grazie. A lei. Immagino che questo sia un formato ridotto già. Sì, è super ridotto per la presentazione, ridotto, diciamo, ecco, che stiamo facendo adesso. Però se c'è qualcun altro volontario, noi possiamo fare qualche prova. Vedo che c'è una manina alzata adesso, non so, Fernanda? Se la regia da voce, eccola. Come si accende la camera? Non si accende la camera. A sinistra. Ah, non si accende la camera, Fernanda. No, no. Devi parlare al buio. Vuoi fare il colloquio oppure vuoi fare una domanda alla dottoressa? Colloquio. Due, tre domande, se no. Sì, facciamo qualche domanda. Allora, Fernanda, piacere. Innanzitutto, ti puoi fare una piccola presentazione di te? Buongiorno. Sono Fernanda, ho 18 anni, frequento la scuola alberghiera, indirizzo in gastronomia di Civitavecchia, e sono venuta a seguire questi seminari. Mi piacciono questi seminari, quindi voglio cercare un lavoro. A proposito di obiettivi, hai visto che nel seminario abbiamo parlato di obiettivi. Quali obiettivi ti stai ponendo, Fernanda? Io l'obiettivo mi impongo di cucinare, faccio cucina proprio enogastronomia, il mio indirizzo. Ok, che tipo di cucina preferisci fare? Cucina francese, italiana, tutte le cucine del mondo voglio cucinare. In quale tipo di cucina vorrai lavorare? In un ristorante? In che tipologia di ristorante? In un albergo? In un ristorante. In un ristorante di albergo o in un ristorante, diciamo, su strada? Preferisci? Sono due contesti molto diversi. In un ristorante dell'albergo, perché mi piacciono pure gli alberghi. Sì. Ok. Cosa ti aspetti dell'organizzazione del lavoro di un ristorante d'albergo? Mi aspetto di essere puntuale, di stare con il gruppo, di conversare. Ti aspetti un lavoro tranquillo, un lavoro più dinamico? Mi aspetto un lavoro tranquillo. È un lavoro molto dinamico. Sì. Lavoro in cucina è un lavoro estremamente dinamico, dove a seconda ovviamente del numero della brigata, della complessità del servizio, eccetera, lavorare in cucina è molto difficile, tosto. Perché pure noi abbiamo cucina, abbiamo nella scuola nostra abbiamo cucina,
Lavoriamo tanto con la nostra prof di cucina, lavoriamo tanto. Faccio il quarto, l'anno prossimo ho l'esame. Bene. Un grande in bocca al lupo. Bene, sì. Fernanda. Tra l'altro conosco perfettamente, tu vai allo Stendhal, vero Fernanda? Stendhal, dicevi da vecchia. Cioè, esattamente, conosco perfettamente la vostra cucina e sono pure stata vostra ospite quando l'avete inaugurata, la cucina nuova, hanno una cucina meravigliosa, dotata di tutte le attrezzature più incredibili, anche di spazi enormi, quindi i ragazzi sono molto ben formati. Quindi il prossimo anno, quando fai la maturità, se la dottoressa cercasse ancora uno chef, puoi mandarle tranquillamente il curriculum, Fernanda. Sì, dopo nella c'ho un finale di presentazione, ci sono anche i miei contatti, se volete. Perfetto, vedo un'altra manina alzata. Grazie Fernanda per l'intervento. Grazie. Ne parlerò bene con la tua preside. Ciao. Okay. Un altro eroico coraggioso. Salve dottoressa. Yacoub Said. Sì, salve. Benvenuto. Grazie, grazie anche a lei. Allora Yacoub, intanto benvenuto. Ti puoi fare una piccola presentazione? Allora, sì. Mi chiamo Jacob, come avete visto, e sono laureato in scienze giuridiche e economia sociali a Palermo. E sono originario di Camerun e vivo in Italia da 10 anni. Ok, e quali sono le tue prospettive professionali? Le mie prospettive professionali sono soprattutto di lavorare nel mondo di alberghiero, nel senso alla recensione, che ho avuto comunque delle esperienze nel passato sia in Italia che all'estero, e sia nel back office che nel front office. Ok, e che tipologia di struttura sceglierebbe? Allora, mi piacerebbe scegliere, nel senso, partire dal... Se avesse la bacchetta magica, ovviamente. Sì, dai 3 stelle in poi, perché da dove ho cominciato, e sia nelle 3 stelle che ho avuto comunque delle esperienze. Ok, che tipo di feedback ha avuto dal team di collaboratori, di colleghi e dai suoi ex datori di lavoro? Allora, un grandissimo feedback, perché partenza dai colleghi, sono stato comunque apprezzato tantissimo, sia delle capacità nel senso lavorative, sia anche le capacità di investire che ho acquisito, nel senso durante le mie esperienze di viaggi in giro nel mondo, sia nei banchi della scuola, e anche... sono stato veramente apprezzato in base a tutte queste esperienze, e mi hanno sempre incoraggiato di andare avanti, nel senso di dare sempre il meglio di me, e mi sono trovato veramente molto bene. Ok, questo incoraggiamento è rispetto, secondo lei, a quale competenze specifiche? Cioè, lei, quali sono state le qualità più evidenti? Le qualità è l'agevolamento, nel senso l'agevolazione che sia a livello di avere la manualità, nel senso sia a livello informatico, sia a livello linguistico, soprattutto a livello linguistico, perché comunque avendo un background dove sono nato si parlano 2 lingue obbligatorie, dunque per forza dovrei imparare tutte e due. E acquisendo altre lingue, nel senso tramite i miei viaggi, quella era il primo punto che mi mettevano e mi dicevano: guarda, hai già questa, poi concentrarsi sull'altro, nel senso a livello informatico, che mi hanno comunque dato una mano, magari avevo delle lacune. Ok, quali sono queste lacune che lei vuole colmare soprattutto? Allora, magari all'inizio non ne c'erano, perché ogni albergo ha tipologia di siti informatiche che usavano, nel senso programmi,
e magari arrivavo, non sapevo quale programma dovevo usare, dunque devo imparare in base a quello tipo di... sono una persona che impara velocemente, dunque 2 settimane mi bastavano per comunque prendere la manualità. Bene, grazie. Grazie a lei. Ok, Alessandra. Io sono due manine alzate. Non so se prima di passare la voce alla prossima domanda, se le professoresse vogliono dare una suggestione anche loro sul seminario di oggi. Domande no, neanche il colloquio, perché te sono terrorizzata. Ma io sono pronta, eh? Io no. Allora potete fare un esame alla dottoressa Giada Iozia. Basta che non lo fa lei a noi, se ci rifà il colloquio. No, esatto, assolutamente. Anche come sta la professoressa Castello, io in famiglia ho un HR, per cui mi limito. Allora, si allena. No, la suggestione è semplicemente quella che abbiamo visto adesso, forse sotto l'aspetto un po' più pratico, quelle cose che ci siamo detti fino adesso, Alessandra, no? Nel senso, comunque, quelle cose su cui hanno insistito tutti quanti, le competenze sia, come dice la professoressa Castello, sia verticali sia trasversali, l'importanza delle competenze, solo quelle. Delle competenze trasversali, quindi diciamo che è stato molto interessante anche vedere dalla parte delle HR, cioè di chi li seleziona, no? La prosecuzione di questo discorso, un discorso che è proseguito senza soluzione di continuità, quindi questa era semplicemente questa la suggestione, onestamente. Per il resto io l'ho trovato molto molto interessante, grazie. Valentina? No, sì, sì, a me mi ha invitato a nozze oggi. Perché tra... Sì, no, torturerà anno del corso di laurea. Tra marketing e HR, per cui, cioè, a me proprio grazie, è un regalo personale. E devo dire, cioè, questa attenzione alle risorse umane, perché poi si è abituati anche un po' alle aziende, quando fanno le presentazioni, l'attenzione alle risorse umane, in realtà mi sembra di capire che ce l'avete veramente in maniera molto centrale, perché è emerso in tutte le cose che ha raccontato, insomma, dagli eventi aziendali con la maglietta fino a un'analisi molto puntuale sulle competenze, insomma, su, diciamo, la dimensione più di intelligenza emotiva, peraltro confermato anche nel modo di gestire il colloquio, per cui questo mi sembra, insomma, al di là poi tutti, è come il marketing, tutte le persone di marketing, che il cliente sia centrale, così le persone HR dicono sono tanto importanti. Poi spesso però non è vero, non si traduce in delle politiche, in dei sistemi di HR effettivamente così pervasivi nell'azienda, quindi questo è emerso in maniera molto forte. E proprio per questo ho una domanda. Bene. Infatti aspettavo, dico, può essere che non fa una domanda? No, perché no, cioè, ma solo aziende di questo tipo la puoi fare, perché sennò rischia di cadere, no? Giustamente dice, adesso si riparte, insomma, le prospettive, le sfide sono tante, no? Per cui quello che secondo me diventa un po' critico oggi è fare un po' parlare le persone che lavorano nel marketing, che cercano giustamente di spingere, di rilanciare, no? Di fare tanta promozione. Le persone, insomma, che lavorano un po' di strategia e HR, che devono tenere il sistema, insomma, abbastanza in allineamento, e le HR vere e proprie, insomma, come li mantenete? Insomma, cioè, prevedete di fare insomma, dei sistemi di pianificazione piuttosto che incontri, piuttosto che la dimensione consente, perché poi diventa un po' un rischio se ognuno va per conto suo, questo in qualsiasi azienda, no? Dunque non è stato facile in questo periodo, grazie per questa domanda, perché veramente è importante saper mantenere le relazioni per dare continuità poi ad un aspetto motivazionale, ad un aspetto organizzativo, ad una macchina, no? Che in qualche modo ha tutti i suoi meccanismi.
Quindi questi, noi siamo stati chiusi 6 mesi, 6 mesi sono tantissimi. E, ovviamente, come abbiamo fatto? Il personale lo abbiamo incontrato, diciamo, in queste chiamate, ecco, Zoom, centinaia di persone, no? Nella stessa chiamata, per augurarci il buon Natale, la buona Pasqua, eccetera, ma anche in piccoli team, no? Per dirci come stavano, per far uscire nuovi progetti, per lavorare. Adesso stiamo facendo un bel progetto sulla sostenibilità ambientale, di cui io sono, diciamo, una co-conduttrice. E quindi ecco, stiamo cercando di fare dei lavori di gruppo per tenerci sempre, nel momento di chiusura, per tenerci allenati per la riapertura. E da un punto di vista quindi organizzativo, ovviamente, ecco, noi siamo stati abbastanza centrali, perché un perno sul quale poi tutti i collaboratori, diciamo, chiedevano poi informazioni, oltre anche ai capi reparto, ovviamente, che sono stati un punto di riferimento e che lo sono tuttora. Però ecco, la comunicazione è molto importante. Non siamo stati 100% top, perché sicuramente c'è sempre da migliorare, nel senso che sicuramente qualcosa in più potevamo fare. In questo momento poi ci guardiamo un po' indietro, no? Quindi cerchiamo sempre di trovare qualcosa di meglio che potevamo fare. Però ecco, adesso che mancano 15 giorni alla ripartenza, stiamo veramente tessendo tutti i fili, ridargli colore, per rimuovere veramente la motivazione, la macchina, perché non sarà semplice tornare a lavorare, soprattutto per gli operativi. Perché ecco, noi non ci siamo mai fermati, ovviamente, perché siamo delle figure che, nonostante sia chiusa l'azienda, dobbiamo comunque sempre andare avanti, mentre molte persone operative si sono bloccate in questo momento. E oggi stiamo lavorando veramente di motivazione, mentre all'esterno, come diceva lei, di marketing c'è tutto un piano di comunicazione, e quello insomma stiamo spingendo parecchio il nostro team sales e marketing, che non si è mai fermato ugualmente. Ha sempre fatto comunicazione, anche nonostante fossimo chiusi, e ha sempre sentito gli operatori, ha sempre fatto appuntamenti, ovviamente, online. Però io sento una buona vibrazione nel turismo. Sarà molto lenta, però veramente voglio dare un messaggio di positività. Diverso già dall'altro anno, no? Dove sono stati 3 mesi esplosivi, luglio, agosto, settembre, no? E poi di nuovo il blocco. Quest'anno sento qualcosa che si rinizierà, ecco, a viaggiare su ritmi piano piano sempre migliori, piano piano, non inizierà subito, come dire, con il botto, no? Come si dice. Però sicuramente sento una bella aria. Oh, sicuramente. Anche lo vediamo noi a Venezia. Ce lo auguriamo. Lei ha detto una parolina. Ce lo auguriamo per tutti i ragazzi anche che devono inserirsi nel mondo del lavoro. Ha detto una parolina che a me, la professoressa Castello, piace tanto. Anzi due. Lei ha parlato di un progetto di sostenibilità. Sì. Sostenibilità ambientale, diciamo che la professoressa Castello veniva insieme alla professoressa Gianni, che è la coordinatrice del corso di laurea, che si scusa per non essere potuta essere con noi oggi, ma aveva un altro impegno istituzionale che non poteva abbandonare. Noi ci occupiamo di turismo e sostenibilità, quindi poi saremo curiosi. Sentiamoci. Saremo molto uniamo questi fili. Esatto. No, perché diciamo che ormai conduciamo una battaglia per il turismo sostenibile, e lo facciamo anche all'interno dei vari insegnamenti che teniamo, proprio perché riteniamo che poi la sostenibilità del turismo sia fondamentale poi per la ripresa, e che non sia un blocco, ma anzi sia un volano assoluto per
per lo sviluppo appunto sia della struttura in sé, no? Che poi anche per uno sviluppo territoriale, per cui noi ci crediamo moltissimo. Esatto, ci crediamo anche noi, se volete vi portiamo insomma la testimonianza del nostro progetto, vi porto la piacere, nostra progetto magari. Che è bravissima. No, potremmo venire noi a vedere la testimonianza, perché più che venire lei a portarci, noi veniamo in quelle cose bellissime che ci ha mostrato e che insomma ci hanno fatto sognare tutti, cioè il primo quarto d'ora della sua relazione aveva una platea immersa nelle sue slide. Eh sì, vabbè, quello un po' tutti abbiamo con i ragazzi di lavorare in posti sì, no, ma Giada, anzi ti strappo questa promessa per i miei ragazzi del master, poi vediamo se vogliamo pure portare qualche ragazzo il corso di laurea del terzo anno. Noi ma le professoresse sì, eh? O le professoresse ovviamente, perché accompagnano i ragazzi. Di solito lo facevamo il sabato mattina, se non sbaglio. Sì, un tour, sì. Un piccolo tour da voi, con caffè al bar, giro panoramica delle stanze più belle, piscina, bordo piscina, e la spa più grande di Roma, credo. Sì, 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 la spa la più grande di Roma. E facciamo questo tour, fateci riaprire, fateci lucidare tutti gli specchi e poi vi aspettiamo, sarà un piacere. Allora abbiamo ancora, scusate se vi interrompo perché sono le 17:55, abbiamo ancora 3 prenotati. No, non credo. Allora io leggo nella chat, purtroppo in questo momento non ho accesso alla chat, perché nella chat c'era una domanda, come si può accedere. Gliela leggo io. Sì, l'ho letta. Come si può sfruttare una laurea triennale in mediazione linguistica e una magistrale in traduzione nel settore turistico? Questa era allora, io questa mattina ho fatto un colloquio per il front office con una persona che aveva questa laurea. Spero di aver risposto, nel senso che io per esempio ho una laurea in psicologia e ho fatto questa professione, no? Che quando si pensa che la psicologia sia solo lo psicologo clinico, non è così. Così come la mediazione linguistica, la traduzione interpretariato nel turismo si utilizza molto bene nell'accoglienza, che può essere appunto una reception, soprattutto una guest relation, e dove ovviamente si ha a che fare molto con si sfruttano moltissimo le lingue. E vi dirò che questa candidata io oggi la presento alla rosa di candidati, cioè per me era una delle migliori, molto giovane, e questo perché stiamo cercando a Relevi la Montesolare. Quindi spero di aver risposto. Credo abbia proprio pienamente risposto. Sì, oppure se non si supera questo primo step ci si può iscrivere a un master di turismo, certo. Approfondire alcune tematiche e poi con uno stage e accedere. Tra l'altro devo dire che anche entrare a fare lo stage da voi non è semplicissimo, nel senso anche lì fate una selezione. Una selezione, sì sì, noi per tutte le selezioni comunque... Siamo molto molto esigenti. Ricordo, ma questo è stato un fattore di successo. Sì, è stato assolutamente. Mi ricordo la ragazza, scusa Giada se ti interrompo, la ragazza di Milano che venne da voi a fare lo stage del master. Finito lo stage è tornata a Milano perché era di Milano, e il giorno dopo è stata assunta l'IM International Group, che è stata nostro ospite, la struttura che si occupa di eventi a livello internazionale. Sì, la conosco bene. Ha trovato anche fidanzato. Fantastico, così. Quindi bingo. Tutto merito del master, insomma. Sicuramente. No, sono contenta perché quella ragazza è venuta, noi abbiamo avuto delle persone che sono venute a fare gli stage, che poi si sono veramente posizionate in posti di grande rilievo, che magari ecco non era l'hotellerie o anche, però poteva essere ecco tutto ciò che viene gestito nel back office del MAIS, no? Quindi tutti gli intermediari del MAIS eccetera. Quindi molto molto c'è molta soddisfazione rispetto a questo, quindi magari se non restano da noi però vanno in situazioni molto importanti come appunto l'AIM. Bene, Costanza. Ok. Eccomi, mi sentite? Sì. Sì. Ok. E intanto grazie mille per l'intervento che è stato interessantissimo. E, io avevo
una domanda, diciamo forse un po' personale perché riguarda il mio percorso, però volevo domandarle, io sono iscritta al master in turismo, ma vengo da un percorso di laurea molto differente, diciamo che io ho una laurea in ostetricia, per farle capire quanto differente. E volevo domandarle quanto questo effettivamente potesse essere un limite per la sua esperienza, come magari poter inserire questo in un curriculum, in un colloquio, cioè se effettivamente è un punto così tanto a mio svantaggio oppure come potrebbe essere volto in mio favore. Allora, questa è una mia valutazione. Per me non è un punto di svantaggio, perché quante competenze, quante conoscenze lei ha imparato in quel percorso da ostetrica, no? E questo va comunicato, cioè cosa le ha lasciato a lei quel percorso, ma va comunicato anche il cambiamento di percorso, perché ci vuole coraggio, ci vuole anche coraggio a saper cambiare e sapersi leggere dentro, saper individuare il proprio motore interno, la propria spinta interna. Quindi va comunicato questo e sicuramente andrà a suo favore se lei lo comunica in modo autentico, in modo vero. Ok, grazie. A lei. Federico? Federico è un seguace di Goldman. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Lei, come ha anticipato la professoressa Romano, mi ha illuminato quando ha citato Daniel Goleman, proprio perché recentemente ho finito di leggere il suo libro. Bene. E volevo sapere, prima in un colloquio e poi in un rapporto datore di lavoro dipendente, quale aspetto principale dell'intelligenza emotiva è fondamentale? Ma guardi, nel colloquio oggi non l'abbiamo fatto, però io solitamente faccio delle domande di simulazione, no? Rispetto a fatti accaduti, quindi non so se lei ha fatto solo l'università, il master, le faccio domande sulle sue esperienze universitaria, di casi di successo e casi di insuccesso, come li ha gestiti, che tipo di emozioni ha provato, quindi entrando un pochino a contatto un po' più con la sua personalità. Per questo le dicevo nella presentazione, attenzione che il CV non deve essere la lista della spesa, no? Perché poi nel colloquio esce molto di più, cioè se io voglio conoscere veramente la persona che viene a lavorare con noi, che si deve allineare come valori, no? Al nostro modo di fare, al nostro modo di essere, al nostro modo di essere aziendale. E devo capire anche un po' il suo mondo interno senza andare troppo a scavare, perché non siamo dallo psicanalista, no? Okay. E per cui ecco, sicuramente facendomi raccontare situazioni di successo, di insuccesso, di raggiungimento di risultati, di mancato raggiungimento di risultati, poi ci sono appunto dei lati dell'intelligenza emotiva che vengono fuori a seconda di come vengono poi gestiti dalla persona anche rispetto alle proprie sensazioni interne. Ho capito. Spero di averle risposto, se non le ho risposto mi dica. No, mi ha risposto esaurientemente pure. Bene. Adesso li alleno a lezione. Mi raccomando Alessandra, è fondamentale. Claudia? Sì, buon pomeriggio, sono Claudia Palma e sono studentessa del Master MOT all'Università Europea. E volevo chiederle, durante un colloquio, un candidato, come può gestire al meglio la propria emotività? Perché capisco magari ci può essere un po' d'agitazione, o magari per una sua prima volta, diciamo, si trova un po'... Allora, voi considerate che un chilo di agitazione a colloquio noi lo mettiamo in conto, no? Esatto. Senso... chiaramente. Ci sta, cioè quella adrenalina positiva, no? Certo. Per cui lo sappiamo, tanto che abbiamo tutte, diciamo, delle tecniche, non di rilassamento, però per rompere il ghiaccio, di rassicurazione. Sicuramente con il videocolloquio è molto più, sarete molto più a vostro agio, perché avete scelto un vostro contesto di riferimento, che può essere casa vostra, casa di un amico, il salotto, no?
e quindi è diverso. In presenza solitamente è dentro l'hotel, dentro l'azienda, per cui è sicuramente un contesto a voi sconosciuto e che vi mette più ansia. E quindi noi quella, l'ansia di base ci sta e anzi ci dà la possibilità come candidati di esprimerci e di stare diciamo sulla, in quella situazione energetica, no? Che ci fa comunicare nel miglior modo possibile. È ovvio che ci sono due poli opposti, mm-hmm. ovvero una super ansia mm-hmm. che ovviamente viene gestita e non facendo finta di niente, cioè da parte, per esempio, come la gestiamo noi è cercare di esplicitarla, cercando di abbassarla insieme, certo. no? Mm-hmm. Perché è importante, inutile far finta e giudicare soltanto l'ansia. E è importante che il candidato si senta a suo agio e che trovi il suo livello, no? di giusta tensione, no? Mm-hmm. E di misurata tensione, oppure c'è il livello quello spavaldo, esatto, infatti c'è proprio l'opposto che insomma ci sono un po' che poi alla fine viene fuori l'ansia lo stesso, no? Per poi come cui... ha detto lei, credo che l'importante sia essere sicuri di se stessi e delle proprie capacità, insomma alla fine, esatto, sì, credo esatto. che autentici, io dico una parola, autentici, perché capita tante volte lo spavaldo pieno di sé, no? Che poi però non comunica molto di sé alla fine, no? Perché con questa eccessiva sicurezza diciamo diventa anche un po' una sorta una di pantomima, no? Sì. E quindi io credo che dal colloquio bisogna uscire entrambi contenti, questa è la cosa fondamentale. Quindi molte volte io mi trovo in situazioni in cui i candidati non vanno bene e se sono indecisa non glielo dico, se devo ancora pensarci, però se so che proprio non vanno bene cerco di orientarli, cioè cerco di lasciare qualcosa al candidato, anche se non è il candidato giusto per noi. Cerco di fargli capire magari, no? O che quella non è la posizione giusta, mm-hmm. o che per esempio non è il contesto giusto, perché non è detto che per qualsiasi posizione, per una posizione specifica, scusate, siete adatti a qualsiasi tipo di contesto lavorativo, eh? Esatto. Quindi rispetto a questo molte volte mi capita di fare orientamento e credo che venga apprezzato, almeno così mi dicono. Assolutamente. Grazie. Grazie. Daniela? Hai un sacco di seguaci, ancora domande, ne arrivano altre. Sì, eccomi, buon pomeriggio. Salve dottoressa Jotzen, sono salve. Su nel testo del master, come appunto i miei colleghi le hanno appena detto, e io avrei una curiosità, diciamo, da esporle più che una domanda. E volevo chiederle, secondo lei, quali sono le qualità e le competenze, ovviamente di una persona che sta venendo esaminata ad un colloquio, che vengono notate immediatamente? Ad esempio, c'è qualcosa che lei riesce a notare e a capire fin da subito di una persona che sta esaminando? No, allora io non ho la palla di vetro, attenzione, e questo è importante, non sopravvalutate i selezionatori, è importante capire che per me è un incontro tra due esseri umani, quindi tra due personalità sostanzialmente, e per me è un incontro pari, non è dispari, cioè non è che io ho un tipo di potere solo perché sto offrendo lavoro e l'altro perché lo cerca ne ha uno inferiore, assolutamente. Quindi essendo un incontro di personalità, a me qual è il mio obiettivo? Capire quel tipo di professionalità e cercare di capire alcuni aspetti e qualità e competenze trasversali che ha quella persona attraverso un'indagine conoscitiva e vedere anche come si presenta. Ve l'ho detto nella presentazione, è fondamentale. Cioè se io devo fare scegliere per una posizione di accoglienza e questa persona per un'ora non mi sorride mai mm-hmm. e sta incupita, è ovvio che per me quello è un test, no? Certo. Puoi essere ansioso quanto ti pare, ma se in un'ora non ti esce mai un sorriso, una rilassatezza, no? Probabilmente... ecco, non è
non è proprio il tuo lavoro, non lo so, cioè non hai mirato bene il tuo, diciamo, la tua freccia. È un po' questo. Quindi le ho risposto con un esempio, ovviamente sono mille, no, le qualità che si vanno a vedere, e ve le ho anche elencate. E sono un po' quelle qualità che corrispondono al profilo, perché poi ogni profilo ha una sua job description, quindi ogni, diciamo, il cuoco ha delle competenze diverse dal receptionist, il cameriere deve avere delle competenze diverse dal terapista della spa. E quindi a seconda del profilo vado ad esaminare poi delle competenze specifiche. Spero di averle risposto. Grazie mille. Sì, sì, assolutamente, grazie. Giulia? Grazie, Daniela. Giulia, ci sei? Mi sentite? Sì. Sì. Buongiorno, dottoressa, la ringrazio innanzitutto per l'intervento, perché è stato molto illuminante. Grazie. Interessante. E dopodiché volevo farle alcune domande più tecniche. E, innanzitutto, secondo lei, quali sono le domande più adeguate da porre a un HR alla fine di un colloquio per non sembrare indiscreti e per avere un impatto comunque sul colloquio positivo, come ha fatto lei nel colloquio d'esempio precedente? Poi, leggendo su internet, ho visto pareri discordanti nell'inserire una lista di soft skills all'interno di un curriculum, quindi volevo sapere il suo parere riguardo a questo e se lei è più team Europass o curriculum Canva, Word, che ho visto che su questo tema ci sono molti pareri discordanti, quindi volevo sapere. Allora, il CV Europass, se potete evitarlo, meglio. E le competenze diciamo trasversali, se le volete elencare, devono essere affini alla posizione. Le domande da fare alla fine sono molto personali. Io le ribalto la domanda, Giulia, cioè le dico: ma lei che domanda farebbe veramente rispetto al suo profilo? Quali sono le sue curiosità su quell'azienda? È ovvio che le dico le domande che non farei, le domande che sono inutili, che poi imparerà sul posto di lavoro, del tipo: ma voi che sistemi utilizzate? Voi, oppure quando un lavoro è su turni, ma voi che turni fate? E che turni facciamo? Il lavoro è su turni. Certo. Ecco, quanti non so, cioè ci sono. Ci sono. Ecco, ci sono delle domande, i roll come li utilizzate? Ci sono delle domande sulla gestione del lavoro, ecco, che denotano magari una mancanza di flessibilità, no? Attenzione che la domanda non sia un boomerang per voi. Io vi voglio solo dire questo, non vi voglio dire qual è la domanda giusta. Okay. Attenzione che non sia un boomerang, che sia una domanda di curiosità e corretta e sul rispetto al posto di lavoro, no? Ok, perfetto. Altrimenti è meglio non farla. Sì. Potrebbe sì. Ritorcersi contro. La ringrazio veramente. Grazie, Giulia. Ultimo, ma non ultimo, Alex. Mi sentite? Buonasera. Sì, prego. La dottoressa Iosca, grazie per queste due ore intense, mi hanno dato parecchi spunti di riflessione. Allora, io ho 25 anni quasi, ho intenzione di frequentare l'Università Europea di Roma a seguito di un'esperienza lavorativa alberghiera, e non dico pluriennale perché sono ancora giovane, ma tra due alberghi in cui ho lavorato sono passati 6 anni. Allora, nella struttura in cui mi trovo adesso è un 3 stelle e mi sono accorto in quest'ultimo periodo che ho come obiettivo, sia per migliorare me stesso, sia per migliorare le mie competenze, di trovare lavoro in una struttura più ampia, come non so, un 4 stelle, un 5 stelle, come ad esempio la Roma Lifestyle, dove sono stato anche vostro ospite un paio di volte. E la domanda vera è: quale sarebbe
quanto sarebbe ampia, anzi, la possibilità di una persona che ha lavorato in un contesto completamente differente di entrare a far parte di un team del vostro livello, insomma. Grazie. Allora, diciamo che non sono il numero delle stelle, no? Che poi ci fanno scegliere il candidato, ma è proprio il candidato stesso. Quindi nello screening non sono generalmente né l'età, né il sesso, né il numero delle stelle dell'hotel nel quale le persone hanno lavorato che ci fanno discriminare una persona rispetto all'altra. E dipende molto dalla posizione, dipende poi dall'incontro con la persona. È ovvio che il CV, come ho già detto, non so se lei ha seguito la parte in cui ho spiegato il CV, deve avere degli aspetti specifici, mi deve comunicare qualcosa per farlo scegliere per accedere al colloquio, perché ovviamente è il primo step è scegliere il CV. Scusi? No, certamente. Confermavo, sì. Scusi, non l'avevo sentito. Per cui ecco, dopo il curriculum incontro la persona indipendentemente ecco, dal numero di stelle, perché è ovvio che ci sono le stelle a volte comprendono servizi ristorativi o meno, no? Però ecco, ci sono le attitudini di una persona che vanno valutate. Certo, la mia domanda appunto nasceva dal fatto che vedendo annunci di lavoro nei portali online si vede molto spesso che si cercano figure che abbiano lavorato in strutture di pari livello, parlando appunto di strutture di lusso o comunque 4-5 stelle. Tutto qui. La ringrazio. Ha ragione, non voglio evitare la domanda. Ha ragione che a volte capita. È anche vero che dipende dal profilo. Dipende molto dal profilo e comunque io non eviterei di candidarmi se fossi lei. Va bene, grazie mille. A lei. Bene, okay. Vedo che abbiamo finito le domande. Ci siamo. Chiedo okay. Alla professoressa di riapparire magicamente. Eccole. Così salutiamo tutti i partecipanti e diamo un ringraziamento enorme a Giada. E alla dottoressa Iozia e naturalmente con un arrivederci a presto piomberemo in albergo. Vi aspetto, sarà un piacere. Ringraziamo nuovamente credo la dottoressa Iozia, devo dire che come hanno dimostrato anche no, gli interventi dei ragazzi molto numerosi è un argomento che interessa e credo che sia stato fondamentale per loro capire bene come si struttura un colloquio, come si struttura un curriculum, cosa fare, ma soprattutto cosa non fare. Perché quella è la cosa importante. Quindi... Però ci siamo cascati tutti. Quindi... Ma infatti, sì, no, se assolutamente. Fate qualche errore, non vi preoccupate. E poi ribadire il concetto che lei ha ribadito, anche che i ragazzi hanno sentito la scorsa volta, ma ripetita Juvent, cioè che non fermarsi al primo insuccesso, anzi imparare no, dagli insuccessi è fondamentale. Lei l'ha ribadito e devo dire mi ha fatto piacere perché lo hanno detto anche dei suoi colleghi la scorsa volta, si parlava di startup, quindi una cosa diversa, però sì. Il concetto è fondamentale. Il primo è può essere serenamente un insuccesso, ecco, ma no, non bisogna, come può essere un meraviglioso successo, però non bisogna abbattersi, bisogna andare avanti, bisogna imparare, insomma, anche dall'insuccesso e soprattutto dall'insuccesso. Quindi che dire, grazie infinite, grazie ancora, grazie la verremo a sicuramente a trovare e anche a parlare un po' di sostenibilità. Esatto, ci tengo, grazie. Molto, anche noi. Arrivederci a tutti allora. Grazie a Laura. Ci vediamo venerdì prossimo. Sì, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie ancora.